il presidente della Commissione. Revisione degli enti locali. È stata la prima lezione del corso che si è tenuto nella sala convegni dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. Nel primo appuntamento si è discusso di inquadramento normativo e funzioni dell'organo di revisione, dei controlli delle procedure delle entrate e delle spese, del controllo sugli adempimenti fiscali e del controllo delle determinazioni di adempimenti periodici e relative tecniche, ossia le modalità e le carte di lavoro. Abbiamo un corso di 5 sedute sulla revisione negli enti, è un'attività alla quale molti colleghi si dedicano, è un'attività che facciamo con grande scrupolo perché è a garanzia dei terzi, a garanzia di tutti coloro che hanno rapporti con i comuni, con i vari enti. E oltre a questa iniziativa abbiamo anche in corso la programmazione di un corso come scuola di alta specializzazione, sempre nella revisione, nella contabilità degli enti locali, cercando di avvicinare i dati di bilancio sempre, e di renderli sempre più comprensibili al cittadino, che possa capire fino in fondo come funzionano le casse dell'ente al quale appartiene. Il corso che abbiamo organizzato come staff vedrà l'altro patrocinio della Corte dei Conti con la presidenza col presidente Michael Sciascia della Corte dei Conti, e sarà avviato probabilmente nelle prime settimane di luglio. Noi assistiamo sempre di più all'evoluzione della materia negli enti locali, pertanto l'Odicec si fa parte diligente e quindi affianca sia i colleghi a specializzarli sempre meglio nell'attività da svolgere, perché l'attività di revisore è un'attività in continua evoluzione, quindi l'Odicec è di supporto agli enti locali, perché ovviamente un revisore formato che sa come lavorare e cosa fare ovviamente è di supporto e non può essere di intralcio sia per sé che ovviamente per le responsabilità a cui si sottopone e si espone, e sia per lo stesso ente locale.